Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti a questa nuova lezione di Don Raffaele. Oggi partiremo dalle ultime due note del secondo rigo della seconda pagina. Ed è così. L'ultima parte. Bene, tutto in diretta come sempre, sono trascritta da poco, insomma, ecco qui. Partiamo oggi da qua, ultime due note del secondo rigo. In apertura quindi pausa, un tara, pensiamo, quindi mettiamo un metronomo a 50, pausa, pensiamo poi un poli, pausa, un poli, chiaro? Quindi pausa, un poli, sarà pausa. Un poli, quindi in apertura 3, 2 cerchiato. Andremo a pensare questo. Vedete, quindi qua pensiamo pausa, poi un poli, pausa, quindi un poli, pausa, un poli, chiaro? In apertura, quindi pausa, un poli, in quinta posizione in apertura, quindi pausa, un poli, ancora questo, pausa. Un poli, ancora, pausa, un poli, 3-2 cerchiati in apertura, quindi pausa, un poli, fate solo questo per, insomma, qua inizia, diciamo, da qui la nuova melodia, una mezz'oretta per capire bene l'aggancio in levare e per farlo preciso, chiaro? Se volete suonare bene, poi dipende dal vostro, diciamo, come volete suonare. In apertura poi 4-2 cerchiato 3 per 4 volte. Semplicissimo, così. Sono le stesse note dell'inizio che insomma, ripetevamo queste tre note due volte, ora per quattro volte, così. Chiaro, quindi così. Napoli, 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 Napoli. Chiaro? Lo colleghiamo al blocco di prima, sarà così. Uno, un poli, Napoli, Napoli. Ancora da prima, pausa, un poli, Napoli, 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 Napoli. Bene, collegate il primo blocco che era questo, a queste due battute che sono semplicissime, chiaro? Bene, andiamo avanti. Siamo ora in quarta posizione, in chiusura, e abbiamo questo 4-2 cerchiato e poi il pollice in prima posizione. Quindi, dopo questo, saliamo di una posizione e suoniamo il 4-2 cerchiato, vedete? E il pollice cerchiato è qui, quindi 4-2 cerchiato e il pollice è qui, così. Chiaro, 4-2 cerchiato, vedete i tasti bene? E il pollice cerchiato qui, due volte, Napoli, Napoli, e 4 in chiusura, quindi lentamente, 4-2 cerchiato, sempre in chiusura. Pollice in chiusura, cerchiato, la stessa cosa, 4-2 cerchiato, pollice in chiusura, cerchiato, il 4 in apertura. Fatto a tempo di uscire Napoli, Napoli. Ancora questo, quindi Napoli, Napoli. Possiamo anche abbassare un po' la velocità a 46. È più semplice così. In chiusura, 4-2 cerchiato, pollice, così, vedete? Pollice cerchiato, quindi Napoli, Napoli, e 4 riaprite, quindi 4, 2 cerchiato, pollice, 4, 2 cerchiato, pollice cerchiato, e 4 riaprite. E questo. Bene, questa frase, questo blocco di note, ve lo ripetete per, va bene, una mezz'oretta, chiaro? Bene, ora collegate tutto. Collegare tutto, insomma, da quello che abbiamo imparato prima, quindi pausa 1. Apro, chiudo,
fatelo fino qui e ripetetelo magari una mezz'oretta. Bene, avete fatto, così mettete in pausa, eh? Bene, sì, bravissimi, bentornati. Andate avanti, ripete nuovamente la stessa cosa, c'è poco da spiegare per chi studia, quindi vedete, abbiamo fatto prima da qua, fino a qua, poi parava, notate, sono le stesse note, stesse doggiature, fino qui, ancora uguale, dopo cambia, quindi ripete nuovamente lo stesso rigo, per capirci, un rigo ripetuto due volte, se avete visto sono identici, quindi sarà questo, ripeto, fermo il metronomo, pausa, un poli, salgo, queste tre note, uguale la stessa cosa, ritorno in quinta posizione in apertura. Ah, questo è da spiegarvi. Sono col terzo, quando vado in chiusura è già vicino il quarto dito, vedete? Questo, quindi ero col terzo, praticamente lo stesso tasto, e vai qua, il quarto dito, in apertura, quindi è questo. Già me lo preparo da prima, mi sto riferendo a queste note, ve le cerchio, altrimenti già da prima, se riuscite a farlo, se no trovate quella strategia, vedete, mi riferisco qui e qui, chiaro? Quando c'è l'inversione del mandice, perché abbiamo la stessa nota lì, cioè lo stesso tasto, non la stessa nota, scusate, quindi lo stesso tasto, qua è lo stesso tasto, devo cambiare solo dito, metterci il quarto, quindi fate solo questo, quindi questo esercizio, 4, 2 cerchiato, 3, e cambiate dito in chiusura, quindi avete capito l'esercizio qual è? Vi faccio vedere quello che dovete fare, così avete l'idea più chiara. Queste tre note, 4, 2 cerchiato, 3, e qui è lo stesso tasto, vedete? Dovete solo cambiare dito in chiusura. Fate queste tre note e questa prima nota per mezz'ora. Così sarà fluido il cambio, chiaro? Bene, siamo ora arrivati al quinto rigo, le ultime due note del quarto rigo. E fa così. Impariamo questa frase, quindi. È in apertura, quindi 1, 2 cerchiato, 4, stesso discorso di sopra, prima facevamo 3, 2 cerchiato, e qua è un poli, ecco qua ciò che dovete fare, in sesta posizione in apertura, quindi un poli, poi andando avanti tutti e tre cerchiati, 3, 3, 3, poi 3, quindi Napoli, pappa, questo. Facciamo prima le due note di prima, questo un poli, solo questo, mettiamo un metronomo, così vi aiuta. Questo quindi un poli, due cerchiato, quattro in apertura, un poli, per 5 minuti, bentornati. Aggiungiamo a questo tre volte il terzo cerchiato, e che sarà così, Napoli, ascoltate, Napoli, poi aggiungiamo pappa, altri due volte il terzo, quindi Napoli, pappa, in totale sono 5, chiaro? Napoli, pappa, ancora questo, Napoli, pappa, ancora, Napoli, pappa, bene, fate questo, sto Napoli, pappa, per una 10 minuti, e lo collegate, sì, vabbè, bentornati, poi lo collegate alle due note di prima che in levare iniziano un poli Napoli pappa, gli ultimi 3-3 pappa, già si sente che sono staccati, chiaro? Quindi un poli Napoli pappa, e poi aggiungiamo 4-2 sempre in apertura, legati però, chiaro? Ecco qua. Le due note in apertura sono queste, un poli, vado avanti, Napoli, pa, pa, ba, collegati, tara, o cara, potete pensare, cara, quindi questo, un poli, Napoli, pa, pa, cara, ancora questo, un poli, Napoli, pa, pa, cara, un poli, Napoli,
fate questo per diciamo una mezz'oretta, fin quando avete le idee chiare. Bene, ora andiamo avanti. Bene, l'aggancio è uguale, questa V deve uscire poco più qua, però va bene, qui è un Poli Napoli. Qua, per chi incontra difficoltà, questo è difficile fare questa impressione del mantice, perché spesso ci troviamo con mantice troppo aperto, e quando è troppo aperto, l'inversione è difficile, è molto difficile. E l'ho trascritta così. Chi riesce a farla fa questa inversione, altrimenti fa la stessa cosa che avete suonato prima. Queste note, quindi salta questo 4, chiaro? Questa inversione del mantice, quindi è questo, ascoltate, un quindi tenendo premuto il tasto qua, lo facciamo senza metronomo, altrimenti diventa un po' un casino. Spiegare, ecco qua, vedete, un Napoli, ci siamo qua, fino a vero, uguale, lo stessa cosa di prima. Napoli uguale a prima. Qua teniamo il terzo dito, premiamo e non lo lasciamo. Quindi lo teniamo premuto, basterà invertire solo il mantice. Quindi questo faccio una lineetta così, vedete? Colore blu evidenziato. Lo tengo premuto, aprendo, poi chiudo e apro. Questo dovete fare. Quello di prima, poi ora questo apro, poi chiudo, quindi fate questo, apro, tengo premuto, chiudo, sempre premuto e apro, quindi Napoli, questo in apertura inizia Napoli, chiudo, li apro, quindi Napoli, ancora Napoli. Bene, questo esercizio può essere insomma, fonte di studio per una bella mezz'oretta. Attenzione, qua all'inizio è in apertura, c'è scritto solo chiudi perché era tutto in apertura, eh? Chiaro? Quindi apro, chiudo, apro di una buona mezz'ora col metronomo, chiaro? Prima senza, poi con magari. E questa frase sarà così: un Napoli, Napoli. Alla fine due volte il 4, non come prima 4-2, ma due volte il quarto dito, chiaro? È così. Un Poli Napoli pa. Ora questo. Un Poli Napoli. Metto in video la frase. Questa è difficile l'inversione del mantice. Lavorateci una bella giornata, una mezz'ora, insomma, dipende dalla vostra difficoltà che incontrate. Se poi è troppo difficile questa inversione del mantice, vi dico di farla, inserirla. Poi se è difficile, fate solo due volte il terzo cerchiato, come prima. E così esce. Un Napoli pa. Più semplice, senza l'inversione. Quindi in questo caso andrete praticamente, beh, vi faccio capire. Lo cancello proprio, vedete, a non suonare quello che ho cancellato, questo qua in chiusura. Fate la stessa cosa che avete fatto prima, va bene? Vado avanti direttamente, se no diventa troppo lunga la lezione. Ora, queste ultime due note del terzo ultimo rigo della seconda pagina. E questo, un po', un 3-3, un poli in apertura, in sesta posizione, due volte il terzo, un poli, poi chiudo. Nuovamente, diciamo tre volte questo tasto, Napoli, alterno, Napoli, le collego a quello di prima, sarà così, un Poli Napoli, quindi un Poli, sono le due note di prima che erano in Re rare, in chiusura Napoli, 3, 2, lo stesso tasto cambio solo dito così. Napoli, poi aggiungo 3, 2, cerchiato 3 così. Ancora questo, quindi ancora faccio solo, lascio stare queste due note in levare per ora e vado solo avanti con queste, chiaro? Quindi un poli, vado direttamente di qua, chiaro? Ora. Qui è lo stesso tasto c'è scritto sopra, poi 3, 2, cerchiato 3. Andiamo di qua, che è così. Le prime tre note, le altre tre, 3, 2, cerchiato, 3 così. Ancora questo, quindi. Le altre tre.
fate questo per 10 minuti e alla fine poi le collegate così. Napoli, Napoli, ancora questo. Napoli, Napoli. Chiaro? La stessa cosa la dovete ripetere in apertura. Napoli, Napoli. Chiaro? Quindi fate questo tantissimo, poi la stessa cosa in chiusura, in quinto tasto, uguale. Napoli, Napoli. Ripeto tutto nuovamente. Una volta in chiusura questo. Napoli, Napoli. La stessa cosa la faccio in apertura. Napoli, Napoli. Stessa cosa in quinta posizione, in chiusura. Quindi Napoli, Napoli. È chiaro? Collegando tutto dopo ore e ore, sarà così. Il 5 in apertura. Va bene, fatelo per molto tempo e poi lo collegate anche le altre due note che erano in levare. Sarà così. Un po'. Chiaro? Ecco qua, quindi penso di aver chiarito questo problema. Quindi le due note in levare le avete capite e questo. Basta che capite questo blocco. Non è altro che lo stesso movimento delle dita, dello stesso tasto, che si ripete qui in apertura e che si ripete qui in chiusura una posizione più in meno, insomma, va bene, il 5 in apertura. Va bene? Quindi fin qui dovete memorizzarla benissimo, dovete avere le idee proprio molto chiare, 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 quindi cercando poi di collegarla per bene. Chiaro? Bene, perché? Perché andando avanti è nuovamente la stessa cosa. Quindi andando avanti, notate, qui è uguale al terzo rigo. L'ultimo rigo è uguale al terzo rigo. Pagina successiva, ancora uguale. Per capirci, sono tre righi, inutile che ne facciamo una alla volta per dire sempre la stessa cosa. Abbiamo tre righi che si ripetono ugualmente, chiaro? Abbiamo solo, diciamo, alla fine del terzo rigo questo, ma non sono note diverse, c'è solo un cambio di posizione, cioè di posizione invece suonare come facevamo prima, vedete due volte il terzo dito, dov'è? Ecco qua, è sfuggito, due volte il terzo dito, ecco qua, queste ultime due, suoniamo il quarto dito cambiando la posizione, ma non è cambiato nulla, insomma, è lo stesso effetto acustico. Per capirci dove ci dopo l'inversione del mantice, vi metto questo segno. Ecco qua. Importante, inutile che andate avanti con questa lezione se non avete le idee chiare, altrimenti state facendo solo tanta confusione. Si ripete nuovamente tutti i primi tre righe, alla fine del terzo rigo, ecco qua. C'è un cambio di posizione, ma le note sono le stesse. E praticamente è questo. Prima facevamo due volte il terzo dito, cambia solo che qui praticamente saliamo di una posizione, lo suoniamo lo stesso tasto, lo stesso effetto col quarto dito, un pa pa, un, e in chiusura poi, quindi in chiusura che abbiamo, andiamo direttamente avanti, quindi così, un, quelli levare, in chiusura abbiamo sei volte il quarto dito, Napoli, Napoli, ancora questo, Napoli, Napoli. Fate questo in chiusura, Napoli, Napoli. Io lo ripeto col quarto dito per semplificarvi il tutto. Voi potreste fare questo, ribattendo pure Napoli, Napoli, alternando 3-2, 3-2, 3-2, oppure 3-2-3, 3-2-3, dipende dalle difficoltà che incontrate. Fate un ribattuto, oppure sempre col 4. Imparatelo prima solo col quarto dito, Napoli, Napoli. Poi ribattuti fateli come meglio vi trovate, chiaro? Ripetete questo, queste sei note per ancora una decina di minuti e le collegate a queste due note che erano levare. Unta, un poli, Napoli, Napoli e poi in apertura 4, pollice in apertura e vi fermate qui. Che è così, ascoltate lentamente, un, questo in apertura, un poli, chiudo Napoli, Napoli. Ora apro con 4 e pollice. 4 pollice, ripeto, in apertura. Un poli, chiudo Napoli, Napoli. Apro qua. Chiaro?
un poli. E fate questo per un bel po' di tempo. Poi andando avanti, 4, 3, cerchiato, 4. Chiudete 3, 3, 3, 4, 2, cerchiato, 3. Non è altro che le ultime due battute della prima parte del quarto rigo, quindi uguale. Quindi ripeto questo blocco. Ancora in apertura, 4, 3, cerchiato, 4. Questo è uguale a prima, 3, 3, 3, 4, e vi mostro qua, questo è semplicissimo, il rigo è questo qua, chiaro? Ecco qui la seconda pagina e finisce qua così, chiaro? La prima pagina, beh, l'abbiamo usata prima, dovete memorizzare benissimo ciò che abbiamo fatto finora, questo è importante, chiaro? Quindi ripeto, poi come se viene ripetuta due volte, cambia solo l'ultimo rigo, insomma, l'ultimo rigo, tutto qua, va bene? Bene, per oggi è tutto, quindi ripetete solo prima la mano destra, i bassi sarà, come dico sempre, l'ultima cosa da mettere. Focalizzate bene i vari blocchi, quindi non andate, non vedete tutto il video in un giorno, suddividetelo, chiaro? Può essere suddiviso in un paio di lezioni. Bene, se avete qualche difficoltà, mettete un messaggio. Se volete, insomma, il video successivo, condividete, se ci sarà interesse, non ci sarà nessun problema, insomma, a fare il video successivo e pubblicarlo. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!